alcune sensazioni le ha indovinate, altre no. La settimana scorsa ha detto la squadra farà una grande partita senza di me, e un'altra era invece che ha indovinato: se non corriamo come corre il Metri facciamo una brutta figura. Purtroppo ha indovinato quella peggiore. Te l'ha mai visto un allenatore che dice se manco io? Dai, io credo che sia anche fisiologico, no? Quello che è successo contro il Murphy, perché dopo tanti risultati in una certa maniera è normale che poi, ora sta a noi, sta all'intelligenza nostra capire che non possiamo più, il più nel calcio non si può mai dire, però dobbiamo stare attaccati a quel carro facendo buone prestazioni, perché sennò ci stacchiamo, questo è fuori di dubbio. Perciò io ho sempre pensato che a rincorrere poi alla fine qualcosa paghi, ho sempre pensato, ve l'ho anche detto, può essere che col Murphy abbiamo pagato. Ora però noi stiamo attenti anche alle virgole, nel senso che cerchiamo di gestire anche un po' i ragazzi. Ieri hanno fatto 30 minuti quelli che la stragrande maggioranza che per adesso ha tirato la carretta. Vediamo se è il caso di dare qualche turno di riposo a qualcheduno che ultimamente è un pochino più spento, però l'importante è che capiscano che in queste 9 partite per noi sono ora, fra virgolette, sono 9 finali, perché in questo momento siamo lì e buttare via 7 mesi di lavoro o prima col mister precedente o con me sarebbe un peccato, insomma. Questo speriamo che siano così intelligenti da capire e da lasciar perdere il resto, insomma, condizione fisica, mentale, nervosa. Il calcio poi si dice un sacco di stronzate, scusate la parola, ma alla fine poi contano sempre le motivazioni, perché basta vedere il Murphy la settimana avanti, no? Contro il Monopoli, che perde 4-1 a casa, mi sembra. Ora viene qua e fa una grande partita, errori pochissimi. Quello che fa la testa lo fa anche alle gambe, non è il contrario. Perciò mi auguro che i ragazzi ritornino a fare prestazioni degne del Lecce, insomma. Dumbiae sarebbe in grado di giocare? Dumbiae fra convocati, perciò penso che sia in grado di giocare. Lo stiamo tutelando, ma lo stiamo facendo anche allenare, anche se a parte, per evitargli i contrasti. Prossima gara, oltre che con un derby, è una squadra comunque che è in salute, anche se... Sì, no, ha perso col Benevento una partita in casa, però poi è andata a vincere 4-1 a Murphy, ha pareggiato e stava vincendo a Pagani. È una squadra fisica, sono molto pericolosi anche come nelle punizioni, negli angoli, sono strutturati bene. In casa loro si fanno rispettare, ma ultimamente vedo vanno bene anche in trasferta. Però è una squadra che secondo me non si salva di sicuro, perché è una squadra organizzata e si vede il lavoro che c'è dietro, insomma. Questa testa un po' profetico su Cosenza quando fa la stagione a Matera. Matera secondo me gioca molto bene a calcio. Secondo me ce la ho visto anche il calendario del Matera, a parte noi ce la ritroviamo in mezzo alle scatole chi farà i playoff, perché ha un calendario abbastanza favorevole. L'unica cosa che gli può dar fastidio ora è la squalifica dell'allenatore per 4 mesi. Perciò il Matera come squadra, come sta giocando, meriterebbe di fare i playoff, onestamente. Emotiva in più, oppure comunque eravate convinti che sarebbe andata così?
No, si aveva paura a tutti, perciò è giusto anche... Si aveva paura perché nel calcio non si sa mai. Però che quando l'arbitro ti dice che la partita è regolare deve finire tutto lì. Infatti in secondo grado hanno dato ragione totalmente a noi e mi auguro che alla fine ha prevalso lo sport, no? Io tutti questi ricorsi, tutte queste cose le ho concepite poco onestamente, perché in fondo il risultato sul campo è stato regolare. Allora, che cosa vuoi? Per un cavillo cercavi di avvantaggiartene, non mi sembrava nemmeno molto corretto onestamente, però ognuno poi ragiona come vuole. Ho visto, ne ha parlato abruzzese, perciò penso che a livello di squadra può darsi gli abbia anche dato qualche fastidio e qualche preoccupazione in più, se no non ne parlava. Questo. Posto? Questa è Caporano, potrebbe partire all'inizio. Dove va? Allora facciamo così, via, visto che siamo sorridenti. Caturano gioca dall'inizio, perché è anche giusto che si pigli delle responsabilità un ragazzo che ogni volta che è entrato ha fatto sempre bene. Perciò è giusto. Con la Juve Stabia gioco bene e poi lo levai, perciò è anche giusto che provi a darci una mano anche a Caturano, anche se lui non sa ancora niente, così lo sa dopo. Va bene?